EA Sports. It's in the game. Noi abbiamo bisogno di pensare a quello che è il nostro lavoro in questo momento, che è molto più importante, cercare di fare dei punti e cercare di fare in modo che la squadra giochi. Credo che in tutti i lavori, il nostro compreso, se non c'è entusiasmo, se non c'è divertimento, è difficile fare le cose bene e rendere al 100%, quindi credo che l'entusiasmo sia alla base di qualsiasi tipo di lavoro, quindi il nostro compreso. Perdere, manca poco all'inizio, è davvero il momento della verità, stiamo per cominciare. Gara che sta per avere inizio, al mio fianco come sempre c'è Stefano Nava. Grazie Pier, un saluto agli amici all'ascolto, soprattutto non cambiate canale, state con noi, sento che ne vedremo delle belle oggi. Il match di oggi è tra Fiorentina e Sampdoria. Il computer si è divertito a giocare con queste due squadre mettendole contro già alla seconda giornata. Quale occasione migliore per riaccendere l'antica rivalità che divide queste due formazioni? Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. 4-5-1 votato all'attacco per loro, con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa, Piera, almeno in fase d'attacco, per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Squadra che sembra intenzionata a lottare un pressing a tutto campo, almeno questo dando un'occhiata allo schieramento iniziale. Pensi che sia proprio così? In linea di massima credo che proveranno a soffocare le giocate avversarie, magari non per tutti i 90 minuti. Dovranno riprendere fiato prima o poi per non terminare la benzina prima del tempo. La Fiorentina, squadra che arriva con una buona condizione psicologica dopo la bella affermazione esterna contro l'Inter. Puntano a proseguire la serie di vittorie. Dopo i 3 punti conquistati nell'ultima sfida, terminata 1-0, sono i miei favoriti per questa partita. Per la Samp il match di oggi rappresenta un buon test per vedere a che punto è la squadra e quali possono essere gli obiettivi della stagione. Difficile dire dove possa arrivare, l'obiettivo innanzitutto è raggiungere la salvezza per poi magari alzare l'asticella. La partita verrà diretta da Gustavo Apollonio. Si parte col primo pallone giocato dalla Fiorentina. Sale Gaston Ramirez, prova a far partire il tiro. Qui vediamo tutta la sua rabbia per l'occasione mancata. Alto il valore di questo giocatore, sappiamo che può e deve fare molto meglio. Gaston Ramirez, occhio, cerca l'area di rigore. Gaston Ramirez poteva aprire le marcature qui, ma ha graziato il portiere. Non è stata una conclusione all'altezza, poteva fare decisamente meglio in questa circostanza. Secondo quanto riportato sui giornali, il giocatore sarebbe corteggiato da diverse squadre. Ha dimostrato il suo valore in campo, è normale che abbia attirato l'attenzione da parte di diversi club. Sterzata verso il centro, sale Gaston e si chiude qui il primo tempo 0-0 alla fine dei primi 45. Calcio d'inizio del secondo tempo affidato alla Samp.
Sampdoria che attacca. Zapata! Bravo il portiere a intervenire in tuffo. Brutto cross, nessun problema per la difesa. Palla spazzata via, sarà corner. Replay che conferma beneficio dei più distratti, come il pallone non fosse entrato completamente, si era visto in maniera anche piuttosto chiara in diretta. Era una decisione abbastanza semplice, sì, ma almeno ci siamo tolti il dubbio. Occhio al pallone in mezzo. Simeone! Super intervento del portiere. Istinto, riflessi, senso della posizione. La prossima gara casalinga di questa squadra, che è valida per il campionato di A. Zapata. Occhio alla ripartenza. Quagliarella. Non ha trovato la porta per una questione di centimetri. Decisivo qui l'intervento del difensore, che ha impedito all'attaccante di concludere comodamente a rete. Duván Zapata. Parte il tiro. Calcio d'angolo per la Samp. Alvarez. Da rivedere tentativo dell'attaccante su questo colpo di testa. Beh, ha impattato male il pallone, non c'è che dire. Occhio all'avanzata dei Viola. Simeone. Partita che sembrava destinata allo 0-0 e invece il gol è arrivato. Mi aspetto una partita diversa ora, giocata più a viso aperto, quantomeno dalla formazione in svantaggio. Si potrebbero aprire spazi invitanti per gli avversari in contropiede. L'ha messa nella propria porta con un intervento davvero maldestro. Non vedo particolari colpe da parte del difensore, ha avuto solo la sfortuna di trovarsi sulla traiettoria della palla. Duván Zapata cerca la rete e ci arriva anche stavolta. C'è un frastuono tale da far venire giù lo stadio. Vedremo come sfrutteranno questa occasione. Attenzione, pericolo, e c'è il gol. Palla in rete. Non sembrano davvero avere pietà, non sembrano volersi fermare. Ancora gol, e con questo porta il suo bottino personale a 2 gol oggi. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Risultato che soddisfa sicuramente l'allenatore. Finora c'è stata una sola squadra in campo. C'è la sostituzione per i Viola. Ferrari. Buona l'intuizione qui. Attenzione, occasione! Ma come ha fatto a sbagliare? Non ci posso credere, Pier. Come ha fatto? Tutto lo stadio era già in piedi, pronto ad esultare anch'io. Avevo avuto la sensazione che fosse dentro, ci ha pensato troppo, forse. Ecco il triplice fischio dell'arbitro. Si chiude qui dunque la partita, molto combattuta, molto sentita da entrambe le squadre e dalle tifoserie. Con una rivalità storica tra queste due formazioni. Entrambe hanno dato il massimo, ma è stata la squadra più concreta e concentrata ad avere la meglio. Ha disputato una partita eccezionale, una grande gara. Ha trascinato al successo la sua squadra con una fantastica doppietta, una prestazione di grande impatto. Alla fine siamo felici per quello che abbiamo fatto, perché abbiamo vinto. Ma siamo stati bene sul campo, nonostante abbiamo concesso qualche errore, errori che facciamo sempre... Concediamo sempre perché sbagliamo magari gli appoggi più semplici. Secondo tempo siamo andati molto meglio e questo è buono. Beh, ogni partita è diversa, è differente. Poi le partite vanno giocate tutte, ogni partita ha le sue difficoltà. Sicuramente può averci dato più consapevolezza dei nostri mezzi, perché comunque insomma fino ad oggi le cose non sono andate bene.
principale è quello di non prendere gol. Non dovremmo prendere gol. Se riusciamo a non prendere gol, quindi cercare di difendere bene, molto bene, e essere bravi nel riproporre il gioco, questo. Però sai, è facile dirlo a parole, poi dopo bisogna trasformarlo in campo. Credo che ci saranno 3 o 4 partite nelle prossime settimane che insomma si capirà insomma come potrà finire, ecco. Un saluto da Pierluigi Pardo e benvenuti a questo match con me, come sempre, Stefano Nava, a cui cedo subito la parola. Grazie Pier, non vedo l'ora che l'arbitro dia il fischio d'inizio e speriamo di assistere a un incontro emozionante, ricco di gol e spettacolo, come purtroppo non se ne vedono spesso nel nostro campionato. Benvenuti alla sfida di oggi fra Hellas Verona e Fiorentina. Stefano, che idea ti sei fatto sulla formazione ospite? Una partenza col botto, boom, la loro. Con già 6 punti conquistati puntano decisi alla qualificazione alle coppe europee. Ecco uno dei protagonisti annunciati del match. La sua squadra punta davvero molto su di lui. Ne ha segnati 2 nell'ultima gara e questo lo rende il nemico numero 1 per la retroguardia avversaria. Guai a concedergli anche solo mezzo metro di spazio. Vediamo la formazione iniziale del Verona. 4-3-3, il modulo scelto dal tecnico per il match di oggi, con 2 esterni offensivi e una punta centrale. Potrebbero essere la chiave del match, molto dipenderà dallo spazio concesso loro dalla difesa avversaria. Queste sono le scelte dell'allenatore della Fiorentina. Hanno deciso di schierarsi in campo col 4-5-1, ma con ispirazione offensiva, e gli esterni di centrocampo chiamati al doppio lavoro. Potrebbero essere proprio loro a fare la differenza oggi con il loro dinamismo. La Fiorentina, squadra che arriva con il morale alto dopo la vittoria interna nell'ultimo match contro la Samp. Vittoria chiama vittoria, si dice. E infatti prevedo un altro successo per loro, dopo quello per 2-0 nel turno precedente. Leonardo San Milano è l'arbitro di questa gara. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Occhio al suo movimento, ha spazio per andare. Occhio al centro, Benassi, palla verso il centro dell'area e il portiere ci arriva sul colpo di testa. Barça che spazza via le voci sul suo ultimo acquisto con l'ufficialità, ha raggiunto l'intesa con il giocatore e con il suo ex club. L'arbitro dice che può bastare, 0-0 alla fine del primo tempo. Comincia dunque la ripresa di un match fin qui avaro di emozioni. Anche il pubblico ha dimostrato di non gradire. Hanno perfettamente ragione. Quella a cui hanno assistito nel primo tempo è stata tutto fuorché una partita di calcio. Non mi sono divertito. Sono sicuro però che le cose cambieranno in questi secondi 45 minuti. Difficile che possa andare peggio. Buona l'idea qui. Occhio, cerca l'area di rigore. È tutto solo. C'è la parata sicura del portiere che blocca il pallone. Occhio al suo movimento. Bravo qui il difensore che legge. Pazzini! Hanno trovato il gol del vantaggio. Vedremo come cambierà il match. Da vedere se proveranno a spingere per farne un altro o se magari si affideranno a difesa e contropiede per sfruttare eventuali spazi. L'ha messa sotto la traversa senza lasciare scampo al portiere. Conclusione precisissima, ha rischiato. Non so onestamente se volesse metterla proprio lì. Sono sotto di una rete. Il tecnico dimostra di non gradire l'atteggiamento dei giocatori e vediamo se riuscirà a motivarli. Cerca il traversone. Buono l'intervento del difensore che spazza via.
Occhio alla botta. Pallone vola sopra la traversa, altissimo. E questa sostituzione per lui può essere utile. Verde. C'è il movimento senza palla. È tutto solo. Portiere che si allunga e sventa la minaccia. Occhio nel mezzo. Ottima la scivolata del difensore. Non c'è più tempo. Arbitro che manda le squadre negli spogliatoi. Sconfitta che non può certo far piacere, quella rimediata oggi, anche se qualcosa di buono mi pare si sia pure visto in campo. Sì, sono arrivate comunque indicazioni confortanti da alcuni elementi. Dovranno ripartire da qui se vogliono tornare a far sorridere i propri tifosi. Una partita di grande sostanza, la sua di oggi, può uscire dal campo certamente soddisfatto. Prestazione decisamente positiva la sua oggi. La ciliegina sulla torta del gol partita. No, dobbiamo cercare di far gol quando capitano le occasioni e pensare un po' di più a volte sul campo, perché sono dei momenti della partita in cui la palla va tenuta, ci sono altri momenti in cui bisogna attaccare, essere più aggressivi e sicuramente adesso è un momento un po' così, però probabilmente dobbiamo ritrovare un po' di equilibrio. Sicuramente abbiamo sbagliato noi e abbiamo perso punti in partite dove potevamo tranquillamente vincere, però questo è così. A volte le cose vanno bene, a volte vanno male. Se tu fai due gol, magari anche concedendone uno su un errore, la partita vince 2-1, altrimenti 1-0, sempre in bilico il risultato. Dobbiamo fare un po' più di attenzione.